Stefano Cioppi, coach di questa Aurora che inizia la sua nuova avventura. Allora, quali saranno le parole d'ordine di questa Filiani PPA con tanti volti nuovi, tanti giovani, ma anche l'esperienza di punti di riferimento importanti come Maggioli, Ryan Hoover, Franco Migliori, insomma, cosa si può aspettare il pubblico di Jesi? Ma guarda, proprio stamattina, mentre facevamo le prime visite mediche, parlavo con il medico sportivo che stava testando i nostri giocatori, che è anche un allenatore di atletica. E parlavamo di alcune atlete che lui ha seguito in passato, che sono state atlete che per esempio nei 400 ostacoli sono state tra le migliori 15 del mondo. E poi hanno perso posizioni perché mi diceva appunto questo medico, questo allenatore, perché sono state sempre meno affamate. E quindi credo proprio che la nostra squadra dovrà essere affamata per tutta la stagione, perché sia per i giocatori di maggiore esperienza, come Michele, Ryan, Franco, ma anche e soprattutto per tutti i giovani, soltanto con un atteggiamento di fame, di affamati in campo, potremo superare le difficoltà che la Lega 2 ci presenterà e potremo avere una stagione che piacerà ai nostri tifosi, che sicuramente vogliono vederci in campo lottare, combattere, soffrire per portare a casa la vittoria o comunque per uscire dal campo a testa alta dopo aver dato tutto fino all'ultima stilla di sudore. È stata un'estate sicuramente particolare, quella attraversata all'Aurora Basket, è stata ridisegnata la società, ci sono stati alcuni saluti con pezzi dell'Aurora degli anni scorsi, insomma a questo punto si torna a parlare finalmente di basket giocato, qual è il programma di questo inizio di preparazione? Guarda, è stata un'estate veramente difficile, vissuta anche con grande apprensione da parte di tutte le persone legate all'Aurora Basket, sicuramente una pressione più elevata per chi è parte sostanziale di questa società, a cominciare dal presidente, vicepresidente, ma soprattutto da tutti i soci e sponsor e proprietari di questa società, perché ci sono state tante traversie da dover superare. Grazie al loro sacrificio, al loro impegno, siamo riusciti a superare questo momento difficile e a costruire la squadra nel migliore dei modi possibile dal mio punto di vista, con le risorse a disposizione. Ogni valutazione su una squadra va relativizzata a quello che hai in mano, e credo che con quello che noi avevamo in mano abbiamo fatto veramente degli sforzi importanti per costruire questa squadra che sappiamo andrà incontro a una stagione complicata per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di rimanere in Lega 2 e di salvarsi, ma siamo convinti che sarà una squadra appunto con quella fame e con quella voglia di combattere utile per raggiungere l'obiettivo.